Il centro storico di Montefusco trasformato in un palcoscenico naturale, il borgo antico infestato dalle baccanti di Euripide, tragedia greca del 400 a.C. L'opera è stata messa in scena dagli studenti del liceo classico Dioniso Pascucci di Pietra de Fusi. E così per qualche ora viuzze e vicoli di Montefusco hanno accolto centinaia di ragazzi provenienti anche da altri istituti della provincia. Un tour teatrale itinerante in diverse tappe, ogni piazza una scena della tragedia, a fare da guida gli stessi alunni del Pascucci. Protagoniste indiscusse le decine di ragazze travestite da baccanti, donne in preda alla frenesia estatica e invasate da Dioniso, il dio della forza vitale. Citerone, la munirò alle baccanti e alle donne tebane strappate alle case in preda al mio furore. Professoressa, il centro storico di Montefusco infestato in qualche modo dalle baccanti. Sì, è diventato un centro vivace e vitale, acceso da questa furia bacchica di queste donne che sono prese appunto dal desiderio di lasciarsi andare. Sono Anna De Gunzo, insegno filosofia al liceo classico Dioniso Pascucci di Pietra de Fusi e con i miei alunni abbiamo deciso di realizzare frammenti di baccanti di Euripide. Tutta questa iniziativa è nata dalla partecipazione al Festival della Filosofia in Magna Grecia che si è tenuto a Lecce ad ottobre. I ragazzi, oltre a lezioni teoriche, hanno partecipato a laboratori, laboratori di danza, laboratori di teatro, di musica e di colore. Era mio desiderio concretizzare, rendere calare nella realtà questa esperienza che hanno vissuto. Di solito i ragazzi vanno a fare i viaggi di istruzione, visite guidate, ma in sostanza è un gregge nella transumanza, secondo me. Questa iniziativa è un modo per conoscere il nostro territorio. Montefusco sicuramente per oggi sarà alla ribalta con i suoi magnifici angoli e dare ai ragazzi la possibilità, uno, di apprendere in maniera diretta ciò che probabilmente sui banchi di scuola diviene tedioso e in più fare un'esperienza che è di danza, di musica, di partecipazione corale.